Stadio Olimpico di Roma, Alessandro Zappulla per voi, Lazio-Maribor, partita di Europa League, la seconda partita di questo girone, mini girone di Europa League per la formazione biancoceleste, è conclusasi con un successo per una red a zero, un gol importante di Leonardo Ederson alla sua seconda partita da titolare, dopo quella con il Siena in campionato, risponde presente anche con il Maribor in Europa League, una partita che ha annunciato una novità importante per la formazione di Petkovic, nonostante sei giocatori che non sono considerati nel gruppo di titolari, insomma la Lazio riesce a vincere anche se fatica, non poco, specialmente nel primo tempo con un Maribor ben messo in campo, però questa è una risposta importante che riceve il tecnico bosniaco, perché sa che può fare affidamento anche su quella cosiddetta panchina che fino a ieri era considerata forse uno dei punti non di forza di questa Lazio, ma che oggi invece ha risposto, come dicevamo prima, davvero presente, ma presente sotto ogni punto di vista, presente anche Ederson, come abbiamo detto, che comincia a prendersi confidenza con il campionato, prendere confidenza con il gruppo di titolari della Lazio e quindi si candida sempre di più a diventare un protagonista in questa formazione. Segna Ederson, come abbiamo detto, al 16° minuto del secondo tempo, la Lazio sciupa anche un calcio di rigore grazie a una giocata di Floccari, che tra l'altro si è disegnato anche come assist man nel gol di Ederson. Floccari, che è considerato il vice close, che oggi ha superato certamente a pieni voti, a pieni titoli, la prova messagli a disposizione da Petkovic. Dunque, Lazio vince contro il Maribor 1-0, si attesta in questo girone in cima alla classifica, 4 punti per la Lazio, 3 per il Maribor, 2 per il Tottenham, mi correggo, che ha pareggiato in extremis con il Panathinaikos, che chiude invece come fanalino di coda di questo mini girone di Europa League. Dallo Stadio Olimpico è tutto, Alessandro Zappulla, tuttomercatoweb.com.